Noi abbiamo una situazione del mercato del lavoro caratterizzata da una grandissima precarietà. In questi primi 9 mesi c'è un calo drammatico delle assunzioni a tempo indeterminato che passano dall'11,7-11,8% dell'anno scorso al 9,4%, cioè su 100 assunzioni solo 9,4 sono a tempo indeterminato. Crescono in maniera esponenziale i contratti intermittenti, cioè quelli che oggi lavori, domani non si sa, dopodomani ti chiamiamo, eccetera, il lavoro a tempo determinato, i contratti co-co-co, i precari, insomma c'è uno sfilacciamento del mercato del lavoro. E questo significa non dare prospettive occupazionali stabili, ma io aggiungo anche prospettive per le imprese. Le imprese hanno bisogno di persone qualificate che rimangono in qualche modo agganciati all'azienda, perché con i precari la qualità non si fa, è più difficile. Poi ci sono i licenziamenti. Fino all'altro giorno, abbiamo i dati aggiornati all'11 ottobre, i lavoratori che sono stati licenziati nel nostro territorio sono 1596, un esercito di persone che nello stock di mobilità, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sono quasi 4300 attualmente, nel 2001 erano 200 i numeri che giravano su queste liste, cioè sono i lavoratori che vengono licenziati negli anni e che rimangono lì. Per quanto tempo ci rimangono? Ci possono rimanere un anno, 2 anni o 3 anni a secondo dell'età anagrafica. Sono quasi 4300. Che età media hanno? Tra i 40 e i 50. Quindi normalmente rimangono nelle liste 2 anni, ottima osservazione, sapendo che ad oggi i lavoratori che fuoriescono da queste liste di mobilità per il 58,6% è perché sono dei corsi termini e non perché si sono ricollocati.